Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a provare a fare 24 ore come Dwayne Johnson, detto anche The Rock. Perché? Perché mi ha sempre ispirato come persona, sia fisicamente che come attore, mentalità, come tante cose. Tanta gente ha già portato questo tipo di format, però andremo a provarlo anche noi, per appunto questo motivo. E ho preso una delle tante diete che possiamo trovare sul web e anche uno dei tanti allenamenti che possiamo trovare, quindi non vedo l'ora di iniziare. Speriamo che non sia troppo tosta come dieta, perché lui veramente fa dei pasti, oltre alla quantità dei pasti che sono, mi sembra, 7, alla quantità degli alimenti che è veramente devastante, quindi iniziamo. Eccoci qua, arrivati alla colazione ragazzi, abbiamo 280 grammi di carne di manzo, un omelette solo di albume e farina d'avena, 140 grammi, si mangia. La carne di manzo come colazione, giuro che è spettacolare, buonissima. Questa ragazzi, avena con l'acqua, diciamo che è meno buona, però l'ho mangiata. Finito tutto. Direi che non era male. Ora passiamo al prossimo step. Ci siamo con il secondo pasto. Questa è la merenda, come la chiama The Rock. Abbiamo 600 grammi di patate dolci, 230 grammi di merluzzo e verdura scelta. In questo caso sono andato su insalata. E la cosa brutta, ragazzi, è che The Rock mangia senza condimento. Quindi buona fortuna. Patate dolci, ragazzi, sono veramente buonissime. Le ho cotte in un ciotolino pieno d'acqua per 40 minuti. Un po' troppo pieno, però non era male. Ora passiamo all'insalata, che senza olio sarà un disastro totale. Ok, spazzolata tutta. E niente, finito, meno male. Ora ci andiamo ad allenare e poi ci sarà uno dei pasti più difficili della giornata, con 400 grammi di riso, 230 grammi di pollo. Siamo carichi, energia ce ne abbiamo, quindi let's go. Eccoci qua in palestra ragazzi, oggi siccome avrei dovuto allenare spalle, siamo andati a cercare l'allenamento spalle di The Rock o l'allenamento simile, dovrebbe essere quello che utilizza o ha utilizzato lui, quindi andiamoci sotto, sarà pesante però bisogna spingere, d'altronde lui è una bestia e alzi i pesi da bestia. Primo esercizio di The Rock nella scheda, la military press. Ha un 3x21 ripetizioni. Mi sembrano alte, però penso sia riscaldamento. Proviamo a farlo. Ora alzate laterali. Lui ha un 3x8, quindi siamo andati a scegliere un peso per 8 colpi e le eseguiremo correttamente. Ora ancora 8 ripetizioni per 3 serie, però con alzate frontali. Let's go! Ora tirate posteriore al cavo in piramidale, 12, 10, 8, 6, 4, con peso ovviamente da leggermente più basso a salire. Adesso abbiamo le scrollate per i trapezi, lui ha dei trapezi enormi, i miei non ci sono, quindi andiamo a lavorare sodo e sarà un piramidale come le tirate al cavo. Siamo tornati da un workout bello intenso e ora la fame è tornata, però il riso è davvero tanto, sono 400 grammi di riso, 230 grammi di pollo e un po' di insalata. Incominciamo, sarà durissima. Ok,
Il pollo ne abbiamo mangiato un bel po', di riso pure, adesso abbiamo un po' mescolato per mangiarli insieme così va più giù, ma ragazzi è pesantissimo, poi non c'è neanche l'olio. E quindi ci facciamo aiutare da il mio cane. Buono, toh. C'è un altro pezzettino. Così ci hai risparmiato un grammo di pollo, grazie. Non beviamo troppo, se no non riusciamo a finire. Giuro che sto sparendo. Sto sudando. Finito. Non avanziamo neanche un chicco di riso perché il cibo non si spreca. E ora passiamo all'insalata, che dovrebbe essere il meno. Vediamo. Sto esplodendo. Ho un blocco qui e credo che andrò a fare due passi un attimo perché... Eccoci qua, stiamo facendo due passi per digerire un attimo, dato che tra qualche ora abbiamo un altro pasto, quindi meglio camminare un pochettino. Eccoci qua ragazzi, sono passate ben 5 ore dall'ultimo pasto che ho fatto e stavo veramente male, malissimo. Adesso sarà ancora peggio perché abbiamo 400 grammi di riso con 300 grammi di merluzzo e pomodoro. Inizio dal riso, lo mangerò più velocemente possibile, anzi prendo un cucchiaio, che è meglio che con la forchetta, e poi passerò al secondo, che dovrebbe andare giù più in modo un po' più liscio. Ragazzi, credo che siamo arrivati quasi a 150 grammi e sto morendo, lo giuro, ho un blocco qua. Cioè, più che altro perché è pastrugnoso. Non manca molto, dai. Non ce la faccio più, giuro. In teoria, questo è l'ultimo boccone. E abbiamo finito tutto il piatto. Perfetto, ora passiamo al secondo, che è decisamente più buono. Un po' di acqua frizzante, ragazzi, per digerire. Poca però, perché sennò non riusciamo a finire. Ah ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un altro tipo di video passando 24 ore come un personaggio famoso, che ovviamente sceglierete voi. Comincia veramente a pesare. Ok, abbiamo quasi finito. 99% del piatto completato. Boss, non pensavo fosse così pesante come dieta, giuro. Cioè, sono 6.000 calorie però pulite, quindi... da mangiare sono davvero difficili, soprattutto se mangia riso senza olio, che è una cosa impossibile. Finalmente un po' di relax per digerire tutto quello che abbiamo qua dentro. E anche se c'è ancora chiaro, le 8:30. Nulla ragazzi, mancano due pasti. Io ragazzi alle 8:30 non ce la faccio più. Questi due pasti li salterò, anche perché tra poche ore andrò a letto, perché domani mi aspetta una giornata terrificante. Quindi non posso buttare altro cibo nel mio stomaco, devo finire di digerire questo. Sono veramente pieno, quindi sfida fallita. Però volevo provarla, ci tenevo appunto per i motivi che vi ho detto inizialmente. Quindi mi raccomando ragazzi, voi lasciate un like, un commento, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.